Ben ritrovati ragazzi e ragazze, con questa video lezione iniziamo il percorso su Alessandro Manzoni. Cominciamo con alcune riflessioni. Non a caso è riportata qui una citazione di Umberto Eco, che inizia così: molti pensano che i Promessi Sposi sia noioso perché sono stati obbligati a leggerlo a scuola verso i 14 anni. E tutte le cose che facciamo perché siamo obbligati sono delle grandi rotture di scatole. È chiaro che l'obbligo di leggere i Promessi Sposi nel biennio delle scuole, che oramai è nei programmi scolastici da decenni, molto spesso ha finito per rendere quest'opera appunto noiosa, pesante per i ragazzi. Mentre invece Eco racconta di come il padre gli abbia regalato prima di affrontare a scuola il romanzo, che lo abbia letto chiaramente con un po' di difficoltà, però apprezzando le lunghe descrizioni di Manzoni e tutta la trama, e poi finisce con questo consiglio. Non so se oggi a scuola lo fanno ancora leggere. Se avrete la fortuna di non doverlo studiare, quando sarete grandi, provate a leggerlo per conto vostro, ne vale la pena. Ecco, è chiaro che è un romanzo che con il passare degli anni e con la maturità si apprezza sempre di più nella sua ricchezza di contenuti e nelle sue molteplici sfumature. Cosa c'è ancora di attuale in Manzoni? Beh, sicuramente Manzoni ha un ruolo fondamentale nella letteratura italiana e ancora oggi ci comunica dei messaggi molto importanti. Quello che forse è meno attuale di Manzoni è sicuramente la sua ideologia religiosa, quindi la fede nell'intervento della provvidenza divina nella storia, in soccorso degli ultimi, dei meritevoli, e questo probabilmente oggi sembra un po' desueto, meno attuale. È molto attuale, sono molto attuali invece altri temi, quale ad esempio la critica del potere e della società ingiusta che Manzoni rappresenta nel Seicento, ma che ancora oggi sono temi molto importanti. Così come il contrasto tra il bene e il male nella storia, contrasto che c'è sempre stato e che anche nel 1900 noi sappiamo che è stato il secolo quasi del male assoluto per tutti i drammi che sono successi, le due guerre mondiali, la Shoah, e quindi questo contrasto ancora oggi noi lo percepiamo. Come anche è importante l'attenzione che Manzoni dà appunto verso gli ultimi, verso gli emarginati, verso i più bisognosi. Ma soprattutto bisogna dire chiaramente che Manzoni è il padre dell'italiano moderno, perché risolve la questione della lingua, scrive un romanzo come Promessi Sposi senza avere dei modelli, dei precedenti in Italia, di romanzi storici, e senza che qualcuno prima di lui abbia usato una lingua italiana moderna. E Manzoni quindi è molto abile nell'individuare il criterio dell'uso per risolvere la questione della lingua. Sceglierà poi di riscrivere i Promessi Sposi nel fiorentino parlato, nella lingua fiorentina parlata dalla borghesia colta. E quindi riesce a trovare il modello linguistico unitario per creare poi una nazione, perché chiaramente l'Italia, che doveva ancora nascere quando vengono pubblicati i Promessi Sposi nel 1840, aveva bisogno di una lingua comune per appunto identificarsi, nascere, svilupparsi come patria, come terra di persone, di cittadini che parlavano appunto la stessa lingua. E proprio su questo poi Manzoni si impegnerà anche politicamente per promuovere l'istruzione e quindi la diffusione della lingua italiana su tutto il territorio nazionale una volta appunto nato il Regno d'Italia. Cominciamo col vedere la vita di Alessandro Manzoni.
che nacque a Milano il 7 marzo del 1785 da una famiglia aristocratica. La madre era Giulia Beccaria, cioè la figlia del celebre Cesare Beccaria, l'autore del Trattato dei Delitti e delle Pene, che anche noi abbiamo studiato, una delle opere più celebri dell'Illuminismo. Il padre, invece, almeno dal punto di vista legale, era Pietro Manzoni, anch'egli nobile. Perché dal punto di vista legale? Perché sembra che in realtà il vero padre di Alessandro fosse Giovanni Verri, uno dei fratelli di Alessandro e di Pietro Verri, cioè quelli che avevano fondato e diretto la rivista Il Caffè, appunto nella Milano Illuminista. Pare infatti che Giulia Beccaria avesse a quel tempo una relazione con Giovanni Verri. Comunque, nel 1792 Giulia si separò dal marito e andò a vivere a Parigi con Carlo Imbonati, che era un conte, anche uomo di cultura, e mentre invece Alessandro rimase con il padre a Milano. Fu mandato a studiare prima dai padri Somaschi, vicino Lecco, poi in un collegio diretto dai padri Barnabiti a Milano e praticamente ricevette quindi una educazione molto rigida. Oltretutto aveva spesso un rapporto conflittuale con il padre, proprio perché il padre era un conservatore che impartiva un'educazione tradizionalista molto dura e rigida. Proprio perciò il giovane Alessandro, per ribellarsi a questa educazione, si legò sempre di più agli ambienti culturali di Milano, e fece amicizia con i patrioti e con i letterati che erano arrivati a Milano, dopo la vittoria di Napoleone nella battaglia di Marengo, quindi, filo napoleonici. E tra questi letterati, conobbe ad esempio Vincenzo Cuoco, che era scappato, da Napoli dopo il ritorno dei Borboni, dopo la caduta della Repubblica Napoletana, e fu proprio Vincenzo Cuoco a far avvicinare Manzoni agli studi storici, ma conobbe anche Vincenzo Monti e Ugo Foscolo in quegli anni. Comunque cominciò anche a scrivere le sue prime opere letterarie che subivano però l'influsso della cultura neoclassica che allora dominava. Dopo un periodo trascorso a Venezia, perché il padre lo aveva inviato lì da un cugino per appunto sottrarlo dall'influenza culturale dell'ambiente milanese, nel 1805 Manzoni raggiunge la madre Giulia a Parigi perché muore Carlo Imbonati, al quale dedicherà anche una poesia importante giovanile, intitolata In morte di Carlo Imbonati. Comunque frequenta in quel periodo gli ambienti culturali parigini, grazie alla madre che lo introduce nel gruppo degli idéologues, che erano i filosofi del tempo che avevano una solida cultura illuminista, ma che si aprivano anche al romanticismo. Fu proprio l'amicizia con uno di questi idéologues, cioè con Claude Fauriel, che fece maturare in Manzoni un passaggio dalle idee neoclassiche, dalla poetica neoclassica a quella romantica. Soprattutto sviluppò un interesse per la storia, per l'indagine dell'animo umano e soprattutto un interesse per le vicende degli umili, degli ultimi, dei più sfortunati. Nel 1807 il padre morì e lasciò in eredità tutto ad Alessandro, il quale poi decise di sposarsi l'anno dopo, nel febbraio del 1808, con una giovanissima ragazzina sedicenne,
di origine svizzera che si chiamava Enrichetta Blondel e che era di fede calvinista, dalla quale ebbe subito 9 mesi dopo il matrimonio la prima figlia Giulia e ne avrà addirittura 10 di figli. Tant'è che Enrichetta Blondel morì abbastanza giovane, stremata appunto da tutti questi parti. Un anno fondamentale nella vita di Manzoni è sicuramente il 1810, che rappresenta l'anno della conversione di Manzoni al cattolicesimo, quindi abbandona le idee laiche dell'illuminismo per convertirsi alla fede cattolica. Si può far risalire questa conversione a un episodio ben preciso, è il 2 aprile del 1810, quando a Parigi si celebrano le seconde nozze di Napoleone Bonaparte con Maria Luigia d'Austria, la figlia dell'imperatore austriaco. E chiaramente Parigi è invasa da una grande folla che vuole assistere a queste nozze dell'imperatore. E Manzoni è tra queste persone con sua moglie. Ora, in mezzo alla folla, gli capita appunto di perdere di vista la moglie. E bisogna sapere che Manzoni era agorafobico, cioè soffriva di agorafobia, di paura degli spazi aperti e affollati. E per questa ragione usciva sempre accompagnato da qualcuno. Oltretutto aveva anche altri disturbi nervosi, tra cui la balbuzie, infatti spesso balbettava, anche la vertigine e poi appunto questi attacchi di panico negli spazi aperti. Cosa che gli accadde appunto quel 2 aprile, fu preso da un attacco di panico e andò alla ricerca della moglie finché non entrò in una chiesa, la chiesa di San Rocco, e lì per miracolo ritrovò la moglie ed ebbe appunto un'improvvisa rivelazione di fede che lo portò appunto alla conversione, al cattolicesimo. In realtà questa conversione maturò nel corso del tempo. Anche prima di questo evento, perché già nei primi mesi del 1810 la moglie Enrichetta si era avvicinata al cattolicesimo sotto la guida di un abate che era esponente della corrente cattolica del giansenismo. E quindi anche Manzoni, che frequentava anche lui questo abate, e con tutta la famiglia, compresa la madre, alla fine si convertirono al cattolicesimo. E sempre nel 1810 Manzoni torna a Milano e incomincia a buttarsi a capofitto nella produzione letteraria. Sono infatti gli anni più intensi della sua attività e possiamo dire che Manzoni scrive la maggior parte dei suoi capolavori tra il 1810 e il 1827. I primi componimenti sono i quattro inni sacri, che scriverà tra il 1812 e il 1815, poi scriverà una serie di saggi che vedremo trattando del suo pensiero e della sua poetica, si dedicherà anche al teatro scrivendo due tragedie come Il Conte di Carmagnola e La Delchi tra il 1820 e il 1822. Scriverà anche delle odi civili molto importanti, marzo 1821, sui moti liberali scoppiati appunto in Piemonte nel 1821, e l'ode dedicata a Napoleone Bonaparte dopo, in seguito appunto alla morte, alla sua morte, cioè il 5 maggio, che noi studieremo. Oltretutto, nei primi anni venti comincia anche la composizione del romanzo che inizialmente sarà chiamato Il Fermo e Lucia e che solo dal 1827 prenderà il titolo dei Promessi Sposi. Il 1823, infatti, viene pubblicata l'edizione del Fermo e Lucia. Incomincia poi una lunga correzione dell'opera che lo porta all'edizione del 1827, la cosiddetta ventisettana. Scrive anche un'appendice storica che verrà legata ai Promessi Sposi, l'appendice storica sulla colonna infame. E poi con un famoso saggio chiamato sul romanticismo, che in realtà era una lettera,
con un'altra lettera dedicata al signor Chauvet, dove Manzoni concentra la sua poetica, diventa famoso anche all'estero. Infatti sono molti gli scrittori che vedono in Manzoni, non solo il più grande scrittore italiano dell'epoca, ma anche a livello europeo. Avrà l'ammirazione di tantissimi, fra cui quella di Goethe. E questo periodo, oltretutto, si avvicina molto al romanticismo. Infatti, frequenta il gruppo della rivista Il Conciliatore, soprattutto il poeta romantico Giovanni Berchet e l'altro grande poeta dialettale Carlo Porta, che promuoveva una cameretta, cioè un cenacolo di un gruppo di intellettuali romantici che si riunivano appunto presso la casa di questo poeta. In questi anni sviluppa anche la sua idea politica, la sua ideologia politica liberale e si avvicina soprattutto alle idee del Risorgimento, al patriottismo, vedendo con favore appunto il progetto di unità nazionale, anche se si manterrà sempre un liberale moderato. Un altro anno fondamentale nella vita di Manzoni è sicuramente il 1827. Infatti, dopo la pubblicazione della prima edizione, la cosiddetta ventisettana dei Promessi Sposi, Manzoni decide di trasferirsi per un po' di mesi a Firenze, da luglio all'ottobre del 1827, perché vuole effettuare quella che lui chiamerà la risciacquatura dei panni in Arno, cioè vuole procedere a una revisione linguistica totale del romanzo. E per farla occorre appunto trascorrere un periodo lì, per impadronirsi bene della lingua fiorentina parlata, utilizzata dalla borghesia dell'Ottocento. E quindi Manzoni intuisce che quella può essere l'unica lingua comprensibile in tutta Italia e che potrà essere la lingua italiana del Regno d'Italia, di un'Italia unita, e quindi per impadronirsi di questa lingua, appunto, trascorre questo periodo a Firenze, dove entra in contatto con il circolo di Viessé. Ricorderete Viessé, l'antologia, e proprio in quegli anni Leopardi era a Firenze. Infatti Manzoni conosce Leopardi, conosce anche Giordani, e quindi incomincia quella revisione totale del romanzo, sia nella struttura sia dal punto di vista linguistico, che poi si concluderà solo nel 1840 con la pubblicazione definitiva dell'edizione quarantana, quella che ancora oggi noi leggiamo. Tuttavia, questi sono anni anche duri, tristi per Manzoni, sono gli anni dei lutti, dal 1833 al 1844. Infatti, nel 1833 perde la moglie e in quegli anni perderà addirittura sei figli. Muoiono anche la madre Giulia Beccaria e muore il caro amico Claude Fauriel. Oltretutto si aggrava la nevrosi di cui già soffriva e quindi praticamente cresce l'isolamento dello scrittore nella sua casa di Milano, dove spesso appunto trascorreva le sue giornate chiuso in casa. Nel frattempo però si era anche risposato, ha avuto una seconda moglie che si chiamava Teresa Borri Stampa, anch'essa di origine nobile, e comunque in quegli anni la sua ispirazione certamente diminuisce perché scrive molto di meno, però si dedica ad alcuni saggi molto importanti. Un saggio è intitolato Del romanzo storico, in cui approfondisce il rapporto fra la storia e l'invenzione letteraria. Quando l'Italia nasce come regno unito,
Regno Unitario, nel 1861 Manzoni viene nominato dal re Vittorio Emanuele II come senatore del regno e addirittura presiederà una commissione parlamentare molto importante, cioè la commissione per l'unificazione della lingua, che aveva appunto l'obiettivo di diffondere la lingua italiana nel territorio, sul territorio nazionale e anche nel sistema scolastico. E infatti scriverà una relazione molto importante intitolata dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla. La sua vita si conclude infine il 22 maggio del 1873, non per morte naturale, ma per ironia della sorte, in seguito a una caduta fuori dal sagrato della chiesa, uscito da messa. E un anno dopo la morte di Manzoni, il grande compositore Giuseppe Verdi celebrò appunto il primo anniversario della sua morte dedicandogli la messa da Requiem. Vediamo ora il pensiero e la poetica dell'autore. Cominciamo col dire che la formazione culturale di Manzoni risentì dell'influenza sia dell'illuminismo che del romanticismo. Dall'illuminismo lombardo, perché chiaramente era nipote di Cesare Beccaria, probabilmente figlio appunto di uno dei fratelli Verri, dall'illuminismo riprese soprattutto lo spirito critico e razionale. E l'importanza di avvicinare l'intellettuale alla società, quindi che l'intellettuale si impegni attivamente per educare la società, e soprattutto l'attaccamento a quei principi, a quei valori illuministici della libertà, dell'uguaglianza e anche della giustizia. Da due grandi autori, vicini anche all'illuminismo, come Alfieri e Foscolo, riprese anche l'idea, l'avversione, diciamo, contro la tirannide, quindi posizioni antitiranniche, e si avvicinò appunto alle idee della democrazia liberale. Ma c'è anche un'influenza del romanticismo, perché Manzoni sviluppa un interesse per la storia nazionale e anche per la religione, per il sentimento religioso e soprattutto per la funzione sociale della religione e, nel suo caso, del cattolicesimo. Ecco, è probabilmente l'amicizia e l'influenza di Claude Fauriel a portare Manzoni appunto da posizioni più illuministe della gioventù, degli anni giovanili, a posizioni più romantiche, a creare questa miscela originale. Infatti Claude Fauriel gli trasmette l'interesse per le masse anonime, cioè per gli ultimi, per il popolo degli umili, cioè per quelle persone in cui la storia ufficiale non parla. E anche per l'interesse chiaramente per la storia nazionale e per le idee cristiane. Ed è infatti nel cristianesimo che Manzoni ritrova poi quegli ideali di giustizia, ma anche di carità e di aiuto verso gli umili, gli oppressi e i più sfortunati. Una delle riflessioni principali che compie Manzoni è quella sulla storia, sul senso della storia. Bisogna dire che inizialmente Manzoni si era entusiasmato per gli ideali e i valori della Rivoluzione francese e anche per Napoleone. Tuttavia poi rimase parecchio deluso dagli sviluppi napoleonici. Lo vedremo poi anche nel 5 maggio, che ricostruzione Manzoni farà e che rappresentazione darà di Napoleone. Tuttavia, ecco che Manzoni abbandona sempre di più la fiducia illuminista nel progresso della società e quindi si interroga sulla storia.
sviluppando una visione molto pessimistica, perché secondo Manzoni la storia è il risultato dei rapporti di forza tra potenti e oppressi. E quindi c'è sempre una relazione, un rapporto tra chi governa, chi ha il potere e chi invece è oppresso da questo potere. Infatti, secondo Manzoni, il potere è uno strumento di sopraffazione degli uomini. E quindi cosa resta all'uomo? Resta soprattutto la fede. Cioè, di fronte all'ingiustizia e alla violenza della storia, Manzoni sviluppa una concezione della storia come realizzazione di un fine, di un obiettivo ultraterreno, cioè di un disegno divino, che è quello appunto della provvidenza. Per cui la fede serve all'uomo per sopportare la presenza del male nella realtà e soprattutto in una prospettiva provvidenziale di salvezza ultraterrena, appunto, dopo la morte. Quindi che cos'è la provvidenza divina per Manzoni? Non è altro che un progetto voluto da Dio per il bene eterno dell'umanità, ma il problema è che è un progetto imperscrutabile, cioè che non si conosce durante la vita, per cui l'uomo deve fidarsi, ecco, quindi deve avere fede nei confronti appunto dell'operato di Dio. E deve accettare anche le prove, che la realtà gli pone di fronte, il male, le ingiustizie, per poi scegliere di compiere il bene. Perché infatti la provvidenza, anche se il disegno di Dio è sconosciuto all'uomo, la provvidenza si manifesta come una voce della coscienza, che offre all'individuo la possibilità di scegliere il bene, di rifiutare il male e quindi di raggiungere la salvezza e la redenzione. Ed è quella, ad esempio, che accadrà nella figura dell'innominato nei Promessi Sposi, come vedremo. La storia, quindi, per Manzoni non va analizzata solo attraverso l'uso della ragione, ma anche in relazione appunto alla fede religiosa. E bisogna osservare come gli uomini nelle diverse epoche hanno ascoltato il messaggio divino, il messaggio della provvidenza. E l'intellettuale e l'opera artistica e letteraria che compito ha per Manzoni di fronte a questo scenario? È chiaro che dal romanticismo Manzoni riprende l'importanza di rappresentare attraverso la letteratura avvenimenti reali che sono legati alla storia anche e soprattutto degli umili e quindi deve avere anche un impegno civile. L'opera d'arte perciò, secondo Manzoni, deve unire la verità con l'invenzione. Per verità Manzoni chiama la verità il vero storico. Che cos'è quindi il vero storico? Cioè gli avvenimenti storici di un'epoca, i fatti realmente accaduti. Mentre invece il vero poetico sarebbe l'invenzione, e cioè i pensieri, i sentimenti e le passioni che hanno causato appunto questi eventi storici. Ed è uno dei compiti dello scrittore e dell'artista appunto ricostruire la psicologia degli uomini del tempo e indagare le passioni dell'animo. Indagare quindi quelle passioni, quei sentimenti dei personaggi che vivono i fatti storici. Quindi la distinzione tra vero storico e vero poetico separa anche i compiti dello storico da quelli del poeta, perché la funzione della poesia è quella appunto di indagare le passioni dell'animo umano,
mentre invece lo storico si deve limitare a illustrare i fatti realmente accaduti. Ma il compito, possiamo dire, finale del poeta è proprio quello di ritrovare, nei sentimenti dell'uomo il senso della storia, di modo che, anche la conoscenza della storia, dei sentimenti, della psicologia, delle persone che hanno vissuto certi eventi storici possa servire al, presente. Quindi la conoscenza delle vicende del passato possa stimolare la riflessione sui problemi del presente. Dunque, nella poetica di Manzoni, l'arte non è autonoma, non è un valore in sé, ma ha un fine e una funzione morale. E quindi lo scopo della letteratura è quello di fornire insegnamenti morali, di educare il popolo con sentimenti civili e patriottici. Questa visione dell'arte viene sviluppata da Manzoni in due importanti testi. Il primo è la prefazione alla tragedia del Conte di Carmagnola, in cui appunto Manzoni afferma che l'arte è inseparabile dalla sua utilità etica, cioè morale e pratica. E infatti la letteratura deve sviluppare la forza morale del lettore e non tanto le passioni. Tra i generi più importanti, sicuramente la tragedia che ha questo compito. La tragedia è quello più adatto a raggiungere questo risultato, cioè rappresentare la storia e le passioni umane. L'altro grande scritto di poetica è La lettera al signor Chauvet del 1823. In quest'opera Manzoni esprime il suo rifiuto delle unità aristoteliche di tempo, spazio e azione. Ricordiamo che secondo il classicismo tutte le opere teatrali dovevano avere un'unità di azione, cioè avere un inizio, uno svolgimento e una fine, che un'unità di tempo, cioè che si dovessero svolgere in un giro di 24 ore, e un'unità di luogo, cioè l'azione dovesse compiersi in un unico luogo. Secondo Manzoni queste regole in realtà rischiano di impedire una rappresentazione della verità, perché appunto degli eventi storici normalmente possono svolgersi appunto in più luoghi e una durata temporale maggiore, e quello farà Manzoni nelle sue tragedie. Oltretutto queste regole limitano la libertà artistica dell'autore. In questa lettera poi Manzoni riflette sull'obiettivo principale del letterato, che deve essere quello di fondere la verità storica, quindi il vero storico, con l'invenzione, cioè con il vero poetico, e deve creare dei personaggi che sia, e delle situazioni, delle azioni che siano verosimili, credibili e appunto conformi alla verità storica, alla realtà storica. Ed è quello che Manzoni fa, ad esempio, nei Promessi Sposi, dove sulla base di un contesto storico realisticamente ricostruito, come la Milano del Seicento, sconvolta dalla peste, dalle guerre e dalla carestia, unisce dei personaggi realmente, storicamente esistiti, realmente esistiti, con dei personaggi di invenzione che però sono verosimili, credibili, che appartengono spesso al popolo e che rappresentano appunto le idee, la psicologia, del tempo, in un contesto storico appunto fedele alla realtà. L'altro testo in cui Manzoni sviluppa la sua poetica è la famosa lettera sul romanticismo, indirizzata a Cesare d'Azeglio,
Manzoni rifiuta un altro dei principi classici come il principio di imitazione, perché nega l'originalità e la creatività che sono alla base dell'opera artistica, della creazione artistica. Inoltre, in quest'opera sviluppa appunto la sua poetica, il suo principio poetico, che viene definito come l'utile per iscopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo. Che significa? Significa che la poesia e la letteratura in genere devono avere questi obiettivi. Quindi lo scopo dell'opera d'arte deve essere quella di dare un insegnamento morale. Questo è l'utile. Cioè deve essere utile a educare dal punto di vista morale. Inoltre, l'opera d'arte deve avere come soggetto il vero, cioè la verità storica. Quindi la letteratura deve indagare e ricercare la verità storica. Inoltre deve suscitare l'interesse dei lettori e l'interesse dei lettori si suscita attraverso l'intreccio avvincente degli avvenimenti, perché è attraverso la capacità di suscitare l'interesse che l'artista appunto può avvicinare il lettore alla conoscenza della verità storica. Grazie appunto al soggetto, cioè al contenuto della sua opera, e soprattutto gli può consentire di arrivare all'utile, cioè di sviluppare un insegnamento morale, di apprendere un insegnamento morale. Ed è quello che succede anche nei Promessi Sposi, dove appunto lo scopo del romanzo è l'insegnamento morale, cioè la funzione della provvidenza divina nella storia, il soggetto è appunto la ricostruzione storica della società italiana al tempo della dominazione spagnola, e questo è ottenuto fondendo la verità storica con l'invenzione, e inoltre appunto l'interesse. Perché c'è un intreccio di avvenimenti nei Promessi Sposi che comunque è molto appassionante.